Lisette Modelle, Street Life, è la prima mostra antologica in Italia su quest'artista. Sì, è una mostra che ripercorre completamente il suo percorso di artista a partire dalle prime serie che lei ha realizzato in Francia e poi a Nizza con la famosissima Promenade des Anglais, fino ad arrivare ai locali di musica jazz di New York, quindi negli Stati Uniti, che sono l'ultimo lavoro veramente compiuto della sua carriera. È un percorso che si compone di circa 120 immagini che raccontano tutta la sua crescita e il suo sguardo, non solo da un punto di vista di insegnante, come spesso viene ricordata, ma anche e soprattutto dal punto di vista di un'autrice che ha cambiato il linguaggio fotografico. È uno sguardo nuovo in questa mostra qui a Camera su un'artista che non è stata forse sufficientemente valorizzata. Esatto, lei è stata docente per tantissimi anni e fra i suoi allievi ci sono Larry Fink, Diane Arbus, quindi nomi davvero celebri, ma forse il contributo più importante è stato quello di saper cambiare il linguaggio documentario, quindi partendo dal presupposto di una fotografia basata sulla velocità come l'istante decisivo di Cartier-Bresson, che però smette di essere oggettiva dal suo sguardo. Lei non è distaccata nei confronti dei suoi soggetti, anzi entra nelle inquadrature, lo sguardo che lei offre sul mondo è uno sguardo personale, assolutamente non oggettivo o asettico. Quali sono le foto più iconiche che si possono ammirare nel percorso della mostra? Sicuramente le fotografie più iconiche sono quelle scattate per strada, penso ad esempio all'immagine guida della mostra con questa signora seduta su una panchina, oppure le fotografie scattate nei nightclub che lei frequentava molto insieme al marito, dove ritrovava questa umanità variegata e popolata di ragazzi in giacca e camicia e di persone che invece provenivano dagli ambienti più poveri della società, quindi c'è una commistione davvero di personaggi diversi che lei ritrae. Horst Piost approda a Camera, perché la scelta di questo artista? Horst Piost ci racconta un'altra esperienza della fotografia del XX secolo, un grande tra i grandi direi, perché il suo nome è spesso associato a fotografi, diciamo così, che per una questione cronologica e di soggetto si sono incontrati con quella che è la sua produzione fotografica, quindi Richard Avedon, Irving Penn, o comunque anche accostato a grandi maestri come Man Ray. Come è organizzata la mostra? In linea di massima il percorso si compone di 150 fotografie e sono tra i maggiori, le maggiori icone che Horst ha realizzato durante il corso degli anni. L'impaginazione che ho deciso di dare a questo percorso è legato molto anche alla funzione che questa tipologia di immagini aveva, ovvero non sono state pensate come immagini d'arte, ma sono state pensate come immagini pubblicitarie per il mondo della moda. Partiamo nel bianco e nero, per esempio, con il Minbouche Corset, con l'Odalisca qua dietro le nostre spalle, e nella sezione a colori ospitiamo tutta la produzione dei servizi per Vogue nella sezione Fashion in Color, e invece, arrivati agli anni 50 sostanzialmente, Horst riceve un incarico da Vogue che è quello di spostarsi dalla produzione legata alla fotografia di moda verso un'indagine, chiamiamola sociale, però legata alle tendenze e ai gusti dell'alta società e dei protagonisti dell'alta società. Quindi lui veniva inviato insieme al compagno Valentine Lawrence, che era uno scrittore, a compiere questi servizi all'interno delle abitazioni, per esempio di Marella Agnelli e di Giovanni Agnelli a Villarperosa. Ospitiamo un nucleo di queste bellissime immagini. L'obiettivo di questa mostra è quello di far vedere come la dicotomia natura e cultura dava modo a Horst di realizzare delle composizioni, un impianto delle immagini che tende alla sintesi, all'armonia e all'equilibrio.